La situazione è grave ma non seria. Con questa celebre frase di Ennio Flaiano, lo scrittore, sceneggiatore pescarese al quale sono intitolati i premi internazionali nati grazie al compianto Edoardo Tiboni, la figlia Carla Tiboni, presidente dell'Associazione Culturale Ennio Flaiano, cerca di sdrammatizzare la situazione, anche se non nasconde la delusione e il rammarico per l'esclusione o dimenticanza, che dir si voglia, da parte della regione nell'assegnare finanziamenti al Flaiano. Non si riesce a comprendere questa esclusione, soprattutto perché Flaiano e i premi Flaiano ha sempre svolto la propria attività a prescindere dalla legislatura regionale. Centrodestra, centrosinistra hanno sempre contribuito alla realizzazione di questi premi con estrema serenità e consapevoli dell'importanza culturale che i premi rappresentano sia per Pescara sia per l'Abruzzo. Purtroppo questa sorpresa estiva agostana ci dispiace perché non guardiamo ai finanziamenti che sono stati dati alle altre associazioni, li rispettiamo, rispettiamo tutti. Vorremmo capire perché non sono stati dati finanziamenti al Flaiano. Ci sembra un po' una punizione, non sappiamo bene per cosa, però la cultura merita rispetto. Spero che ci siano i margini perché la 47esima edizione sarà ancora più importante di quella di quest'anno, che ha già avuto nomi internazionali, uno per tutti Steve McCurry, il più grande fotografo vivente, e poi anche perché ci stiamo avvicinando alla 50esima edizione, quindi un premio che dura da quasi 50 anni e che ha un impegno costante, ma soprattutto ha una crescita costante, credo che meriti più attenzione e meno punizione.